Sappiamo tutti che nel nostro sistema vige il principio della presunzione di non colpevolezza, a maggior ragione in una situazione di indagini preliminari tuttora in corso. Però in questa situazione si era acquisito un quadro di gravi indizi di reato, si parla di indizi di reato in sede di indagini preliminari, e vi era il pericolo di reiterazione, per cui è stata chiesta e ottenuta dal GIP, che ha valutato in maniera conforme questa prospettazione, la misura cautelare degli arresti domiciliari. Terremoto politico a Pescara nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica riguardante la gestione degli eventi, concerti e spettacoli del Comune di Pescara nella passata consigliatura. Questa mattina i finanzieri del Comando Provinciale hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di 5 persone tra politici ed imprenditori coinvolti, secondo la Procura, in un'attività di corruzione turbativa d'asta, finanziamenti illeciti e assunzioni clientelari. Ai domiciliari sono finiti gli ex assessori comunali Giacomo Cuzzi e Simona Di Carlo, il segretario cittadino del Partito Democratico Moreno Di Pietrantonio e gli imprenditori Andrea Cipolla e Cristian Summa, toccate da misure interdittive 4 società. I dettagli dell'operazione partita con le indagini nel luglio del 2018 sono stati illustrati questa mattina dal procuratore della Repubblica di Pescara Massimiliano Serpi e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, colonnello Vincenzo Grisorio, unitamente al colonnello Luca Lauro, comandante del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Nel mirino degli inquirenti sono finiti decine di eventi con relativi appalti relativi a 2 filoni d'inchiesta per un importo di 1.200.000 euro. È seguito anche un sequestro preventivo dei finanzieri di 15.000 euro a carico dell'ex assessore Giacomo Cuzzi. L'input è stato dato da un esposto che faceva riferimento alla condotta anomala del assessore Giacomo Cuzzi, in sostanza con riferimento a una metodica di sistematico affidamento da parte del Comune di Pescara di appalti in tema di organizzazione di spettacoli e manifestazioni. In tesi di accusa, l'imprenditore ha retribuito questa attenzione, questo trattamento di favore mediante proprie società e fornendo illeciti contributi e finanziamenti elettorali con riferimento alle campagne elettorali di febbraio e maggio 2019 al candidato, alla persona fisica candidata Cuzzi. E questo si è tradotto in denaro, attività di propaganda e procacciamento di voti e anche la messa a disposizione di un pacchetto di 100 voti per le elezioni comunali del 2019. È poi emersa durante le indagini una seconda vicenda, analoga alla prima, nella quale però il Cuzzi ha agito in concorso con altri 2 pubblici ufficiali. Si tratta di Carlo Simona, assessore alle politiche ambientali, servizi demografici elettorali, zone franche urbane del Comune di Pescara dal mese di agosto del 2017 al mese di giugno del 2019 e di Pietrantonio Moreno quale direttore funzioni del servizio di servizio per la cura delle dipendenze della ASL di Pescara e quale responsabile del progetto aziendale GAP, piano regionale gioco d'azzardo patologico. I pubblici ufficiali si adoperavano per fare segnare illegittimamente all'imprenditore Summa Christian, dominus della SAR City SRL, della Easy Project SRLS e della MS3 SRL, numero 10 appalti comunali per la realizzazione di manifestazioni artistiche e progetti in materia ambientale, per un importo complessivo pari a 192.149 euro.
Un terzo filone d'inchiesta riguarda una vicenda legata all'avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio che era stato indetto dall'azienda sanitaria per un incarico a tempo determinato per la durata di 3 anni da assegnare ad un collaboratore amministrativo professionale categoria D area legale per l'attuazione del progetto aziendale piano regionale gioco d'azzardo patologico. Questa riguarda esclusivamente i pubblici ufficiali di Pietrantonio e di Carlo che devono rispondere di un ulteriore reato per turbata libertà degli incanti. La programmata vittoria di Carlo Simona, in quanto venivano inseriti nel bando requisiti di ammissione particolarmente selettivi e calibrati perfettamente sui titoli e sulle esperienze professionali della Di Carlo. Questi fatti sono avvenuti nel settembre 2019.